vi volevo far notare un'importante classificazione riguardo allo studio, per esempio, delle opere d'arte. Innanzitutto dobbiamo chiederci sempre di che tecnica, cioè con come è fatto, con che materiali sono stati impiegati. Bisogna chiedersi sempre il soggetto che è rappresentato in questa opera d'arte o in questo manufatto, cioè che cosa rappresenta e poi che cosa ci vuol comunicare, perché nel corso dei vari anni le comunicazioni vedremo come sono state ben diverse. Quello di cui andremo a parlare oggi è proprio la tecnica, cioè dobbiamo capire il tipo di materiale impiegato, il tipo di stesura, se si tratta di una pennellata uniforme, il tipo proprio anche della densità della pennellata, per esempio in un dipinto, se si tratta di una scultura a tutto tondo, di un bassorilievo, la forma anche dell'opera d'arte. E qui vi ho messo proprio a confronto quattro opere d'arte, sono tutte giocate su materiali diversi. Quest'opera è la Madonna degli Santi di Giotto, e quindi una Madonna su tavola. A fianco trovate l'affresco di Raffaello nelle stanze vaticane, sotto trovate una pittura olio di Caravaggio e dall'altro lato, in basso a destra, trovate l'uomo vitruviano proprio di Leonardo da Vinci, quindi un inchiostro su carta. E ora vi voglio far vedere queste due opere a confronto, perché qui capite subito come dall'impiego di tecniche diverse nascono anche proprio stili e correnti di pensiero diametralmente opposte. Queste sono due opere di due autori importantissimi, uno è Tiziano e la Venere di Urbino, è un particolare, lo stesso il particolare della Venere di Botticelli, è la nascita di Venere, appunto, e vi invito a vedere l'uno rappresentato, questo di Tiziano, ad olio, una pittura ad olio, l'altro rappresentata a tempera, vi ho detto è il primo dipinto su tela a tempera. E guardate la differenza. Mentre la scuola fiorentina, che darà grande importanza alla linea di contorno, e vedete come nella figura di Botticelli predomina più questo aspetto, diciamo, di linearità, no? È tipico della scuola fiorentina. È una pittura che, pur avendo una sorta di chiaroscuro nei capelli, non è così, non si avvicina così alla realtà come la pittura di Tiziano. Non a caso la scuola veneta è una scuola che è legata molto ai sensi, alla resa più naturale, più vera dell'incarnato. Guardate, questa è un'opera di Tiziano in cui per la prima volta viene presa a modello non una statua, ma una donna vera in carne ed ossa, mentre l'opera di Botticelli, la conoscete tutti, prende a modello una statua, parte dalla Venere dei Medici e poi realizza, diciamo, questo capolavoro Botticelli con la tecnica della tempera. Leonardo è un artista che per primo attua una novità, la posa per esempio di tre quarti, la posa di questa figura che non è né frontale né di profilo, tre quarti, questa donna con questo aspetto enigmatico e soprattutto quello che ci colpisce, la novità di Leonardo, grazie proprio anche all'uso, all'impiego di colori come i veneti che saranno sempre più sfumabili e sempre più facili da lavorare, l'effetto dello sfumato. Inventa la prospettiva aerea, una prospettiva, diciamo, che guardando l'orizzonte vedrete più, sempre più dissolvere l'immagine in profondità. Ma se vogliamo avere informazioni riguardo proprio alle tecniche più importanti dell'arte, dobbiamo leggere questo famoso libro di Cennino Cennini. Ci dice una cosa ben importante, ci dice che il pittore, l'artista, colui che si appresta a dipingere, a imparare un mestiere, deve avere, essere munito di queste quattro cose: avere amore, avere timore, ubbidire e perseverare. Ora vi voglio far vedere come si parte, per esempio, nel preparare anche una tavola a fondo oro. I famosi fondo oro che vi ho fatto vedere, per esempio, di Giotto di Bondone, erano preparati attraverso una tecnica ben precisa che consisteva innanzitutto di unire più tavole insieme, tenute insieme da delle traverse, poi veniva applicata sulla tavola una tela perché non si dipinge, sennò si sarebbero viste le commettiture, no? Tra le varie tavole. Veniva applicata questa tela e su questa tela della pasta vegetale.
Questa è la pasta vegetale che ho preparato anch'io artigianalmente, la stessa pasta vegetale che veniva fatta nel Rinascimento, che serviva appunto come base per preparare le tele, per fare le gessature o aveva anche tanti altri impieghi. E qui trovate ancora una volta la stratificazione dal supporto, per esempio, del telaio alla tela che viene tirata e poi viene gessata. Viene messa la colla animale, il film pittorio e poi la vernice. Qui vi faccio vedere come si montano le tele, qui vi ho messo lo schema, la tela al telaio viene montata, è una semplice tela, può essere di lino, di juta, ho detto Van Gogh usava le balle dei sacchi di patate, una tela che viene ben tensionata, la tela poi viene montata, dicevo, a croce proprio perché venga ben tirata. Si usano delle pinze apposta per tirarla, viene fatta la colla di coniglio, che sono queste piccole perline che si trova sotto varie forme, è proprio la colla della pelle di coniglio che viene sciolta a bagnomaria e poi con il gesso viene messa come legante e applicata sulla tela in vari strati. Su questa tela poi, a seconda di come viene data, producono cretti. È logico, questa è una forzatura, sono famosi cretti fatti da anche burri che sono cretti particolari che esasperano, diciamo, questo effetto di craquelé. Questa è la fase poi pittorica in cui si interviene con i colori, i pigmenti. In questo caso sto usando l'olio, sto facendo una natura morta. Questo strumento fondamentale che vedete si chiama braccio. È il famoso braccio che serve per sostenere, diciamo, il braccio vero e proprio, appoggiandosi alla tela, al telaio. Questo braccio consente di alleggerire il peso, diciamo, del braccio nel tenere il pennello e quindi si può lavorare con molta più agilità. Questo è il famoso cretto ingrandito che si vede, per esempio, sul volto degli occhi della Gioconda. Capite bene che questa preparazione che vi ho fatto vedere, che viene fatta sulle tele, viene poi col tempo a creare delle piccole crepe. È logico, uno può farle intervenire come ha fatto Burri volutamente e crepolarlo, oppure si può intervenire in maniera che le crepe ritardino nel tempo, ma col tempo tenderanno a venire. La fase di verniciatura è finale, è importantissima soprattutto per quei pigmenti legati a terre, diciamo con per esempio l'acqua e quindi i leganti tipo il lattice, vi ho detto, leganti tipo le tempere all'uovo, se non vengono fermati è logico, con l'acqua li rimuovete sempre, quindi viene data questa vernice finale, viene data comunque anche sull'olio. Ha una funzione sia protettiva per proteggere proprio da agenti esterni, ma anche una funzione estetica perché permette di rendere più brillante l'aspetto, per esempio, anche del dipinto.